con incontro alla Camera di Commercio per il prossimo 24 per favorire la legalità sul territorio, ma anche per promuovere il rispetto di quello che è il nostro territorio? Beh, le due cose vanno insieme, nel senso che l'incontro del 24 alla presenza del Ministro Orlando si ripropone appunto di far capire alle imprese non soltanto l'indispensabilità del loro rientro o della loro permanenza nella legalità anche riguardo al danno ambientale e quindi per rispettare il territorio della provincia di Arezzo, ma anche far capire alle imprese come potrà essere di tornaconto dal punto di vista produttivo questo mantenimento della legalità anche in ambito ambientale, cioè di come non sarà assolutamente negativo per le imprese seguire il dettato della legge e non inquinare, quindi un duplice risultato, quello fondamentale è il non inquinare. Quello anche, diciamo, il corollario è evitare aggravi dal punto di vista produttivo. Ecco, lei lo ha già anticipato, sarà presente il Ministro Orlando e altre personalità a testimonianza di una sinergia che si è realizzata sul territorio e poi si ripercuote anche a livello nazionale. Senz'altro, sarà presente anche il capo della forestale, il dottor Patrone, che è la forza di polizia ovviamente più impegnata su tutto il territorio nazionale nella difesa ambientale, perché è uno dei suoi cardini e delle sue finalità, diciamo, di base statutaria, potrei dire, e la presenza di queste due altre personalità, insomma il Ministro dell'Ambiente e il capo della forestale, dimostra come sia a livello nazionale che a livello locale, nel caso di specie con Prefettura, Procura della Repubblica e Camera di Commercio, esistente e attivata questa sinergia di cui ha parlato lei.